Ciao, benvenuto a questo video. Se non ti sei ancora iscritto al canale, fallo pure. C'è il bottone iscriviti, c'è la campanellina, stai sempre aggiornato. Se hai qualsiasi domanda, dubbio, curiosità, suggerimento, commenta pure. Allora, cosa vedremo oggi? Oggi realizzeremo questa tabella, che è una tabella che va a testare l'uguaglianza in JavaScript fatta col doppio uguale o il triplo uguale. Quindi la nostra domanda sarà: ma in JavaScript è utile avere il doppio o il triplo uguale? Qual è che devo usare? Quando lo devo usare? Cercheremo di rispondere a queste domande. Per dire, possiamo iniziare subito. Allora, iniziamo la nostra applicazione creando, diciamo, un po' il boilerplate che ci serve, quindi creiamo un file HTML, index.html. Ok, lo completo con l'HTML del plugin di Emmet di Visual Studio Code. Io uso la versione Insiders, ma è la stessa cosa anche con la versione normale, ovviamente. Dovremmo andare qua a includere un'applicazione, il nostro file JavaScript, diciamo. E questo sarà quindi script, c'è la possibilità di, no, non ce la fa, vabbè. Source uguale a, chiamo app.js, oh, poco male. Ok, per verificare che tutto funzioni, creiamo il nostro app.js e qua facciamo un console.log. It works. Ok. Per avviarlo adesso nella cartella del nostro progetto basta utilizzare il plugin Live Server. Guardiamo se abbiamo il plugin installato. Faccio vedere anche il. Eccolo qua, ce l'ho installato. Questo Live Server è un plugin molto comodo. Mi consente di avviare un server locale all'interno della cartella del mio progetto e quindi di fornire, ad esempio, questo index.html come pagina web. E attenzione, qualcuno so che spesso fa questo, cioè semplicemente va a caricare l'HTML all'interno del browser. Questo non funziona sempre, tante cose non funzionano operando in questo modo perché non stiamo utilizzando un server web. In realtà le pagine HTML devono essere fornite da un server web per avere a disposizione tutta una serie di funzionalità. Allora, a questo punto facciamo Ctrl Shift P e facciamo Live Server. Vedete che c'è l'opzione che è Open with Live Server, scegliamo e lui ci apre una pagina vuota. Se andiamo negli strumenti da sviluppatore, vediamo che c'è la nostra console, c'è It Works, quindi funziona e abbiamo fatto questa prima parte. Adesso iniziamo a pensare al nostro problema, quello di gestire e analizzare i vari tipi di uguaglianze. Allora, se ci pensiamo un attimo, quello che noi vogliamo fare è capire come si comportano il segno del doppio uguale e il segno del triplo uguale. Nei vari gruppi, nei vari forum, le varie cose, insomma, la risposta è abbastanza facile, nel senso che si dice sì, il doppio uguale fa type coercion, quindi cerca di portare i due tipi di dati a una rappresentazione simile. Il triplo uguale no, richiede anche i dati dello stesso tipo. Ok. Noi vorremmo capire un po' di più, magari volendo capire un po' di più, ci creiamo un'applicazione che costruisce una tabella e questa tabella ci servirà per fare i confronti. Quindi ogni cella della tabella sarà fatta in questo modo, cioè noi ci decideremo, diremo, vabbè, in base ai due elementi che stanno a riga della colonna, che saranno false, true, 1, 0, compagnia. Se sono uguali, metti verde. Uguali rispetto al doppio uguale o al triplo uguale. Quindi dovremmo gestire un po' di cose. Allora, primo problema, creare una tabella e farla espandere man mano aggiungiamo elementi. Mi spiego, qua dovremmo creare una tabella, table. Table. La nostra tabella avrà, mi ricordo, una table row. Questa avrà dei table data e ce ne saranno tanti quando sono gli elementi di quella riga, quindi table row rappresenta la riga, table data sono le celle di quella riga. Ok, quindi dovrei poter rappresentare una table row e poi costruire tanti TD all'interno, tanti quanti ce ne sono in una lista che io passo, che sarà quella che conterrà i dati su cui voglio lavorare. Dovrò anche creare una riga per ogni elemento di questa tabella. Scelgo
lavorarci. Allora, immaginiamo di avere un database, una lista const data, data to compare. Questo è l'elenco dei dati da comparare, è una lista del 1, 2, 3. Ok, l'idea è che vorrei poter recuperare la mia tabella, quindi deve avere un ID questa tabella. ID uguale a datatable, ok. Prendo il datatable e nella mia app recupero il riferimento. Io di solito faccio così, in cima faccio riferimenti alle cose che mi servono, quindi faccio const datatable con lo stesso nome, uguale document.getElementById datatable. Ok. Adesso io dovrò creare una riga di intestazione, ok? La riga di intestazione come sarà fatta? Ci sarà un TR, all'interno del TR ci saranno dei TD, tanti quanti sono gli elementi di data to compare. Quindi facciamoci una funzione, const createHeader, è una funzione che prende i dati, ok? E ci ritorna che cosa? Adesso la facciamo costruire, ok? E la facciamo costruire in questo modo. Allora, const tr, vabbè, tr uguale a document.createElementtr. Anzi, possiamo far lasciarlo const, poi vediamo cosa succede. Const. Tr, diciamo row, table row. Ok. Adesso, for l'elemento of data, abbiamo già visto nella live fatta ieri che per fare un for si usa for of, siccome data è una lista, o aspettiamo che sia una lista, per ognuno di questi dovremo prendere, creare l'elemento table data, quindi const table td uguale a document.createElementtd. Creato l'elemento, metteremo td.innerHTML, inner text, in realtà gli mettiamo l'elemento, ok? Quindi impostiamo l'elemento. A questo punto dobbiamo prendere l'elemento e aggiungerlo alla table row.appendChild td. Ok. Questo elemento, alla fine tutta questa row verrà ritornata, ritorna table row, ok? E noi potremmo fare datatable.appendChild e gli aggiungiamo il risultato di createHeader e gli passiamo da to compare. Quindi qua cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso la nostra datatable. Gli abbiamo aggiunto l'header ritornato dalla createHeader che ritorna l'intestazione. Possiamo andare a vedere nel nostro se funziona. Infatti abbiamo 1, 2, 3. Andiamo a ispezionare gli elementi. Vedete che c'è 1, 2 e 3. Siamo a posto, abbastanza a posto sostanzialmente. Va bene, quindi questa prima parte è a posto. Vuol dire che noi possiamo adesso andare a espandere questa lista mettendo gli elementi che vogliamo. Noi però vogliamo anche creare una lista, una riga per ognuno di questi elementi poi. Ok? Allora faremo una cosa del tipo create rows, facciamo una cosa che crea le righe, okay? Const, create rows, uguale a una funzione che prende cosa? La tabella. Table e prende anche i dati che gli devo passare. E cosa farà? Allora, crea una tabella per ognuno dei dati. Vabbè, quindi cosa fa? Per ogni elemento, per ogni x in data, per ogni elemento nella tabella dati, cosa fa? Crea un tr. Ricopio,
chiamo TR, per ogni elemento crea una TR e poi dovrei crearli all'interno, siccome poi io voglio avere le corrispondenze, no? Il primo col primo, il secondo col secondo, ok? All'interno fare un altro for, y delta, quindi fa una, per riempire la riga, cosa farà? Esattamente questo. Non è tipo room tr, ok? Quindi praticamente cosa fa? Per ogni elemento nella tabella dati, crea un tr e dopodiché finito quello fa un table.append child e aggiunge il tr che ha appena creato. A questo punto faccio create rows, ok, data table e poi questi sono quelli da depth.compare. Possiamo andare a verificare. 3333333333 dobbiamo analizzare bene cosa abbiamo fatto. Ah, perché c'è, perché ho lasciato L. Sì, L non è L, ma è Y, ovviamente. Anzi, l'inner sarà Y più così, perché vorrei mettere allora la riga e la colonna, quindi sarà X più Y. Vediamo se fa una conversione in automatico. Ok, 00 01 02 10 11 12 202122. Ci manca un pezzo, nel senso che vorremmo avere anche un'intestazione di colonna. Quindi, qua, prima di tutto, prima di fare l'header, dobbiamo includere, creare un elemento qua in vuoto, ok? Così. E vediamo se funziona. Ok, cioè abbiamo creato una colonna vuota. Adesso qua all'inizio, prima di fare tutto, ok? Quindi prima di fare qualsiasi cosa, qua ci mettiamo un bel... Allora, TR ha fatto e ci mettiamo X. Vediamo. Ok, 1, 2, 3, 0, 1, 2, ma questo 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2. Perché ho fatto aspettate. Ah, perché ho messo in, vedete? Ricordandomi è off, è off, è off. Se no, in ci dà le posizioni. Vediamo adesso. Yes, tutto a posto. Ok. Adesso quello che voglio fare in realtà è una cosa molto semplice. Allora, voglio andare a inserire qua all'interno non x e y così, ma il valore dell'uguaglianza, ok? Quindi dirò che in base al fatto che uso l'operatore di uguale o di doppio o di triplo uguale, diciamo. Facciamolo col doppio uguale prima. Allora, io metterei qua uguale uguale y. Se vado a vedere true, false, false, false. Questo però si vede male, si vede, si vede niente. Ho l'idea che io dovrei mettere, devo includere un CSS che avrà due classi, true e false. Sì, equal, avrà una classe equal che darà lo sfondo verde al testo. E vediamo un pochino qua come si può gestire la cosa. Allora, nel nostro in, a cui creiamo un fileapp.css, adesso in index includiamo il CSS link. Non ce la fa fare, vabbè. Link rel uguale a style sheet source app.css. Vediamo un po' se lo linka. Allora, qua facciamo body.body, background color, blu. Vediamo un po' se funziona. Vediamo un po'. Ah, cavolo, devo usare href.
e non src, sorry, href, vediamo un po' se funziona adesso. Yes, funziona. Allora, togliamo ovviamente questo che fa veramente schifo. Mettiamo punto equals e mettiamo background color, acquamarina, se è un colore verdino ragionevole, perché green è sempre inquietante. Light green, eccolo qua. Allora, cosa farò? Dico, l'inner text per me può sempre essere uno spazio. Quindi posso metterci non breaking space, che è un'entità che lascia lo spazio vuoto, altrimenti poi viene compattato. O la rappresenta. Ah no, devo mettere inner HTML, è vero. Perché inner text non fa l'escape in automatico. L'inner HTML invece lascia, se guardate poi l'ispezione, lascia proprio lo spazio che non si può rompere, che non si può spezzare. Ok. Siamo a posto, adesso dobbiamo decidere se assegnargli o meno equals. Allora direi che td.classname uguale a che cosa? Allora x uguale y, se sono uguali da equals, altrimenti da none. Quindi sull'uguaglianza mi dà, e infatti qua dice che 1 uguale a 1, 2 uguale a 2 e 3 è uguale a 3. Vedete? Perfetto. Adesso iniziamo a mettere dei valori. Quindi, ad esempio, io qua metto allora, 1, 0, meno 1, true, false. Vedete che cosa strana già succede? 1 uguale a true. E 0 uguale a false. Ah, curioso. Andiamo avanti, aggiungiamo così. 1, 0, meno 1. Quindi ho aggiunto le rappresentazioni stringa di questi. Poi mettiamo una lista vuota rappresentata come stringa. Un oggetto vuoto rappresentato come stringa. Ok, guardiamo cosa succede alla nostra tabella. Wow! Diventa un bel casino, non trovate? Diventa veramente un bel casino. Nel senso che ho ad esempio che 1 è uguale a true. 1 è uguale a 1 scritto come stringa, ma i tipi sono diversi. 0 è uguale a 0, ma 0 è uguale anche a 0 scritto come stringa. E 0 però è uguale a... Adesso qua dovremmo metterci i bordi. Vediamo table border un pixel. Why? Border width. Ah no, 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 è vero. No, devo andare a vedere la cosa. Vabbè, comunque adesso facciamo una cosa. Qua nella nostra applicazione, senza perderci via negli stili che non mi interessano più di tanto. Qua. Allora, se sono uguali, allora metto, cosa che scrivo? Se non sono uguali metto il vuoto e va bene. Se sono uguali non soltanto lascio scritto così, ma metto anche x, quindi str x punto toString, allora toString ola x più toString y. Quindi diciamo che perché si lamenta?
Ah, c'è un più, certo, non c'è più. Ok, in questo modo dico che se sono uguali all'interno ci metto la rappresentazione dell'uguaglianza, altrimenti non ce la metto. Undefined, mai? Lasciamo X, così semplicemente. Brutalmente. Vediamo. Allora, mettiamo... Oh, ok. Sì, questo possiamo anche rimpicciolirlo un attimo, magari potremmo capire meglio. Ora, allora, la cosa interessante è che 1 uguale 1, e vabbè, fin qua. 1 uguale true. Ma 1 uguale 1 scritto stringa. E basta. Invece mi aspetterei che 1 uguale 1 e gli altri sono tutti diversi, perché sono tutte diverse le cose che ho scritto, no? Cioè... Il fatto che sulla diagonale principale di questa tabella io abbia tutti uguali, mi aspetto, meno 1 uguale a meno 1, sia scritto normale che scritto stringa. Mi aspetto di meno il fatto che questo che è dopo il meno 1, cosa ho messo? Alla lista vuota, che la lista vuota è uguale a 0. La lista vuota è uguale anche a false e la lista vuota ovviamente è uguale alla lista vuota. Cosa vuol dire che in realtà succedono delle cose abbastanza strane? Ok, questo qua lo vediamo meglio. Però forse è proprio un po' piccolo. Ok, così si vede. Quindi ho okay, che succedono delle cose molto 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 strane. Tipo che meno 1 uguale a meno 1 scritto a stringa, ma è falso. Allora, proviamo adesso a vedere. Quindi questo è nel caso del doppio uguale. Vuol dire che quando è il doppio uguale si cerca di fare quella che è la type coercion, quindi si cerca di portare due oggetti a un tipo compatibile, diciamo. Quindi si cerca di fare sostanzialmente una conversione implicita. Se metto i tre uguali, adesso li devo mettere anche qua, ovviamente se no non funziona nulla, cosa succede? Con i tre uguali, ta-da! Questa è l'uguaglianza che ci aspettiamo. Cioè un'uguaglianza dove oltre ad essere uguali il contenuto dell'oggetto, deve essere uguale anche il tipo di partenza. Altrimenti cosa succedeva? Quando avevo uno cercava di convertirlo a un boolean, quando lo confronto con un true o un false, stessa cosa con gli altri. Quindi la differenza tra queste due è notevole. Cioè l'idea è che il triplo uguale si comporta esattamente come ci aspettiamo. Mentre se vado a pensare al doppio uguale devo sempre considerare il fatto che fa type coercion e quindi cerca di portare i tipi ad essere compatibili, quindi fa una conversione implicita, diciamo in qualche modo. Questo è molto pericoloso e dobbiamo stare molto attenti. Questo è il motivo per cui io personalmente mi sento di consigliare di utilizzare il doppio uguale a meno che non si sappia esattamente cosa si sta andando a fare. In tutti gli altri casi il triplo uguale è quello che, diciamo, ci aiuta ad essere più sereni quando scriviamo il software e non a preoccuparci troppo del resto, insomma. Quindi questo era un esempietto per capire come sia importante a volte utilizzare un esempio pratico, cercare di provare a fare una cosa per capire una feature del linguaggio. E spero che sia stato utile e se avete delle domande potete poi tranquillamente scrivere qua sotto nei commenti. Se non siete iscritti al canale, poi iscrivetevi al canale. Per il resto, che dire, buona giornata e grazie per l'attenzione e alla prossima. Ciao!